Bene. Allora, abbiamo quindi il Duca Mirko contro Getai, Mimin austriaca. Cioè che penso che Mirko comunque abbia giocato parecchio stando a Milano, per esempio. E vediamo come se la caverà. Al momento Yeti lo sta decisamente dominando, purtroppo comunque Ursina mi sa che avrà qualche difficoltà ad entrare, comunque con i disjoint di Mimin in particolare, molto orizzontali, che per Ursina possono essere molto fastidiosi. E detto questo, ovviamente la sua principale occasione sarà l'edgeguardare, e anche se tutto il momento è continuamente tenuto al corner. Arriva il Ram Ram qui, e riesce a prendere finalmente una volta cosa, e ha tolto il salto, ma sfortunatamente non era abbastanza per Mirko. Ha fatto un lavoro qua di Yel per lo stage, non è riuscito a togliergli il salto. Oh. Buon trade, we take it. Buon trade, e quello che era una brutta stocca alla fine per Mirko, comunque è riuscito a riportarla a casa in una maniera particolare, insomma. E anche a prendere un pochino di vantaggio, che contro Mimin è abbastanza soddisfacente, visto che più danni riesce a farle meglio è. Il disadvantaggio di Mimin non è particolarmente buono, specialmente contro un PC come Lucina, che invece se con delle buone ride ti tiene in advantage per secoli. E infatti si sta già vedendo, già al 90%, 101 down smash non è abbastanza up B per evitare la grab. Distanza devi evitare, purtroppo è cominciato un po' troppo off stage, non è stato tuttavia sufficiente. Ok, qui sempre con c'è quando esce attacco lo stile di spagnolo di Mimin, è molto molto buono in queste situazioni. Intende? Oh cavolo, vai back throw. Ok, altro back air da parte di Mirko. Mirko sta avendo un grande vantaggio, tuttavia dipende se riesce a uccidere questa Lucina. Ottimo parry, backthrow, brutta situazione qua per Mirko, evita il run rama alla perfezione, perfetto questo edgeguard. Yetei non è riuscito a capitalizzare perfettamente con lo stage, ma è riuscito a capitalizzare molto bene per questo disadvantage. È riuscito, advantage è morto, perfetto, ottimo lavoro per Mirko. Ok, ok, sta succedendo. Poi là Mirko vince un set di Yetei, che ha perso contro, che ha battuto Donald, che ha battuto NFL, e peccato per il nostro giocatore Emilio Romagnolo, spero che non sia, perdonatemi. Ok, lo ha preso, vediamo se non si piglia niente. No, per fortuna no, però sembra una situazione pericolosa per Mirko, non vuoi mai stare in range contro Mimin. Oddio mio, oddio, bel tech qua. Oh mamma mia, qui ok, forward day per evitare la grab, per battere la grab. Attenzione qui, down air, ammo il down air, per cazzo di personaggio, bellissimo. Ok, down tilt, forward tilt, bel parry, bel parry into dash attack. Oddio, potrebbe riportarla indietro qua Yetei, nonostante il deficit di percentuale. Non si scherza mai contro la Mimin. Oddio, quella recovery era un po' sus, ma fortunatamente. Oddio, che dove cazzo l'ha preso? Oddio, non ci credo. Mamma mia. Ah, yeah. Primo game perso purtroppo da parte di noi. È un vero peccato per me, per il nostro Duca di Milano. Vediamo cosa riesce a fare Yetei. Three,
Ah, abbastanza pari, si torna sempre dove sei stati bene alla fine. Ok, bello, peccato che non è riuscito ad estendere con quella forward tilt. Sì? Ha vinto Yatei. Oh mamma mia, botta off stage, non riesce sempre a sguardare Mirko, la difesa degli Yetai è comunque sempre molto solida, down tilt, prende però questo down smash. Il Duca ha cercato una hit, cosa cazzo? Guardate. È morto! Ah, no. Ha cercato la faccata nel Duca, ma... Comunque ha sempre un bel vantaggio, direi che la situazione l'ha un po' assestata, vediamo se riesce comunque a riportare questo game a casa e non finire come il game prima dove è riuscito a prendersi un bel comeback. Ok, bello questa spot dodge da parte di Yetei qua, molto bello, attenzione l'advantage, il Ram Ram, la schivata in verso il Ram Ram, purtroppo la si è tappato dentro il drago, oh, schiva quello ma purtroppo la floating si lucina qua, impedisce una punish. Ok, down tilt, forward air, non vuole rischiare, forse era un back air che ha mancato. Sì, oh mio Dio, forward throw, vediamo se riesce, no. Ok, down throw, oh mamma. Mamma mia. Oddio, i danni già stanno veramente aumentando. Ok. Oddio, ok, no. Ok, ma prende dash attack. Finalmente forse Mirko riuscirà a riprendere questo vantaggio dopo una stock della quale ha avuto evidente difficoltà a killare. E dove ha preso un appello di lead. Oddio. Oh no. Oddio santo. Però non gli ha preso una punish neanche un po' leggera. Sono un giabbino. Non è niente di che. Ok, down smash. Non riesce a grabbare. Che cazzo sta succedendo? Cosa sono ste spaghettate, raga? Ok. Back throw. Sì, c'è 17% quella back throw. Così stupida. Prende qui. Ok, continua a colpire qui. Advantage di Mirko. Non riesce a capitalizzare particolarmente. Dash attack. Ok. Iron forward hit. Attenzione, vediamo se riesce a prendere. Forward hit non è abbastanza. Esce dal corner. È al limite della percentuale in cui può sopravvivere contro Mimin. Non ce la fa. Dodo. Vediamo brutta situazione per qua per il Duca, vediamo se ce la fa. Vedi qualche un po' di caramelline per energizzarsi il nostro Mircone. E... Ok, buoni danni. Ok, come prima stock, come primo game precedente, Mirko comunque riesce a partire con un buon advantage
molto molto buono, 50% è soddisfacente, purtroppo Mimili recupera molto in fretta, la difesa di Yetei è comunque abbastanza difficile da rompere anche per il Duca, nonostante il pessimo disadvantaggio di questo personaggio. E continuano i danni, salgono anche per Mimili. Oh mamma mia! Mirko di nuovo, dopo una partita che è iniziata abbastanza bene, vediamo se riesce a difendere, non mi pare. Ok, down tilt, up air, ce la farà a prendere? Cerca per punire uno shield break, per punire uno scudo. Ok, neutral air, non riesce a fare niente. Ok, ma il side B lo prende, e anche il taunt per avere un po' più di sicurezza in sé sul fatto che questa partita la porterà a casa, si spera. Dai Mircone. Ok, bella spot dodge, purtroppo il jab non viene punito dalla seconda spot dodge da parte di Lucina. Ok, Apeir gli ha letto il salto, attenzione, non riesce a prendergli questo. Oh mio Dio, ma ragazzi, la fate punire le cose. Sarà la tensione probabilmente dei nostri giocatori, perdonatemi le mie espressioni un po' troppo franche e scorrette da parte di giocatori di un calibro ben superiore al mio. Oddio, oh mamma mia. Oddio, oh mamma mia, Mirko qua ha cercato veramente l'opzione finale. Neutral air, che è una delle migliori kill moves di Usina in questa situazione. Oddio, pensavo non avesse il salto. Ok. Oh no, poteva essere morto da un up smash. Peccato che non era pronto. Si aspettava sicuramente un cross up, che purtroppo non è sempre facile da comprendere quando vedrà o quando no. 6B non connette, questo non ci voleva per il Duca. Up smash, già 50%. Down air per uscire dal disadvantage, ma sicuramente il down air non killerà mai a percentuali realistiche. Dash attack, forse pensato per punire un cose. Oh mamma mia, down smash di nuovo. Disastrosa, disastrosa questa situazione per il Mirko. Le percentuali si stanno alzando e non mi sembra ci sia modo di ucciderla questa Min Min. Evita il round round, questo era fondamentale. Non riesce a evitare quel downer, anche questa sarebbe potuta essere una bella stock. Ok, ritira fuori un round round, evidentemente ha bisogno di un po' di neutral win per buttarlo fuori. Non abbastanza, qui è morto però. Ha bisogno Mirko qua di prendere una stock. Esce il megabat.